Ciao a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati al mio canale. Oggi parliamo di investimenti. Nello specifico, con questo video voglio dare, diciamo, inizio a una rubrica che ho deciso di fare nel 2021 per voi, per questo canale YouTube, che è la rubrica obiettivi. Quindi andrò a fare io due, tre argomenti di obiettivi per il mio 2021 che vorrò condividere con voi. Come sapete, stabilisci degli obiettivi, è importante sia a breve termine che a medio termine, termine e soprattutto a lungo termine, e quindi ho deciso che il 2021 è l'anno giusto per iniziare alcuni obiettivi in condivisione con voi, così potete seguirli e possiamo valutarli insieme. Iniziamo questa rubrica con ovviamente l'obiettivo investimenti e ho deciso per il 2021 di iniziare a rafforzare alcuni miei investimenti che avevo testato, specialmente su social trading, su eToro. Ho fatto già un video, vi lascio la scheda qui, così ve lo potete andare a vedere. Questo, diciamo, investimento riguarda il social trading, che è l'opzione di copiare altri trader, quindi investiranno loro a conto vostro. Voi aprite la posizione su loro e loro apriranno le posizioni sugli investimenti che vorranno. In questo modo si può generare un'attività di investimento assolutamente passiva. Ci sono persone che sono totalmente contrarie, persone che sono diciamo favorevoli a questo tipo di investimento. Io l'ho provato per un po' di tempo con cifre basse e voglio iniziare a rafforzare la posizione e iniziare il conto insieme a voi. Ho aperto un conto eToro a parte dedicato specialmente a questo canale e a questo obiettivo. E oggi andrò a investire 3.000 dollari su social trading. E vi mostrerò esattamente come faccio, le posizioni che apro. Inoltre potrete cercarmi su eToro, vi lascio il mio profilo in descrizione, così se volete potete guardare le mie posizioni, potete seguire, potete anche decidere di copiarmi, copiare le posizioni che io copio. Quindi social trading abbiamo detto cos'è, eToro sicuramente lo conoscete, avete visto molte pubblicità dedicate, se non vi fidate, io l'ho provato, funziona, un po' lento, ha i suoi difetti, però la piattaforma di per sé funziona. Ovviamente ragazzi, la percentuale di investimento che do su social trading, diciamo legata ai miei investimenti generali, è bassa, perché ovviamente per quanto possa funzionare il social trading non lo reputo un'attività di investimento dove riporre gran parte del tuo capitale. Quindi andrò a mettere cifre irrisorie, o meglio irrisorie rispetto a quelle che possono essere altre cifre che si potrebbero mettere su altri tipi di investimenti. E il mio obiettivo per il 2021 è fare almeno il 20-30% di ritorno in modo quasi totalmente passivo, guardando le posizioni una volta al mese o 2 volte al mese. Andrò a inserire 3.000 dollari di base e andrò ad aggiungere altri 100 o 150 dollari da gennaio ogni mese fino a fine 2021, così guarderemo i risultati insieme. Detto questo, ragazzi, non perdiamo più tempo, mi rimpicciolisco qua di lato, così non vi do troppo fastidio, e andiamo a vedere le posizioni. Ho 3.000 dollari di patrimonio in questo conto, di cui quasi 1.000 dollari già investiti, ho aperto delle posizioni prima del video, o comunque nel tempo, che ora vi mostrerò, e andrò anche a farvi vedere esattamente chi sto copiando e soprattutto andrò a spendere 2 parole su alcuni dettagli da tenere in considerazione se volete fare copy trading. Iniziamo con il portafoglio che ho già aperto con 1.000 dollari. Ho un paio di, okay, di azioni, ho dell'oro e anche Oracle Corporation, che comunque non sono legate al copy trading, ma che sto lasciando. Ho investito circa 110 dollari in queste, perché sono posizioni che mi piacciono e quindi le vado a lasciare. Poi ho copiato già alcune persone. Questo qua, che è un trader che ho copiato da un po' di tempo per test, e mi ha portato, diciamo, una bella percentuale di ritorno, quindi tengo la posizione, anzi vado a rafforzare la sua posizione perché lo conosco ormai da 2 anni, vedo che è comunque in gamba, quindi vado a rafforzare la sua posizione. Al momento ho 230 dollari investiti su lui e vado ad aggiungere altri 200 dollari sulla sua posizione.
posizione. Copio le transazioni aperte e ho aggiunto la posizione. Ok, non so perché ho detto 630. Ok. Ah sì, perché sono 230 iniziali e il profitto che me lo conta, quindi in totale ho in realtà 600 dollari. Allora, questi 600 dollari, ragazzi, sono 200 più o meno di profitto, 677 di profitto che mi ha portato lui, 230 di investimento originale, 200 che ho aggiunto ora. Quindi in realtà sì, ho sulla sua posizione 610 dollari, ma di cui 177 di profitto e 430 di investimento. Detto questo, poi ho lui, che è molto molto bravo da quello che ho visto, mi ha portato un buon ritorno, quindi voglio anche rafforzare la posizione su di lui, ma ci torniamo dopo. Ho lui, Andrea Viola, che è un amico, e mi sta portando anche già un 7%, l'ho iniziato a copiare un mesetto fa, e Kenna Hubble. Queste qua sono le posizioni già aperte che ho visto che stanno funzionando. Di qua voglio solo rafforzare lui, lo facciamo a fine video. Intanto voglio andare a capire altri che mi ero preparato e vorrei anche spendere delle parole. Se volete copiare, dovete andare su persone, troverete la lista di persone. Ovviamente, ragazzi, non sono tutte scelte a caso, ho fatto delle valutazioni, le ho messe sulla lista preferiti pronte e voglio condividere con voi. Prima di tutto, della valutazione da fare è il rischio. Come vedete, ogni persona ha una percentuale di rischio. Io preferisco rimanere con una percentuale di rischio tra il 2 e il 5. Il 5 ovviamente è molto meno rispetto al 2, cercare di trovare un bilanciamento su attività più rischiose e su attività meno rischiose, e il mio capitale lo sto splittando, lo sto dividendo su investimenti uguali tramite diverse persone. Quindi ho 3.000 dollari, andrò a copiare circa 15 persone diverse con 200 dollari a testa. Poi non sono 15, saranno 12 perché ho rafforzato le posizioni su persone che già conosco. Però all'incirca il ragionamento da seguire è questo: se volete mettere 1.000 dollari, investimento minimo è 200 dollari a persona, suddividete fra 5 persone 200 dollari. La mia opinione è di avere almeno 10 persone in portafoglio, così che se qualcuno sbaglia, se qualcuno tilta e comincia a fare investimenti sbagliati o è semplicemente sfortunato, non rovinate tutto il vostro capitale, ma avete delle posizioni diversificate che non vi causeranno troppe perdite. Questo ovviamente, ragazzi, è la base degli investimenti, avere una diversificazione nel portafoglio, qualsiasi tipo di investimento voi fate. Quindi questa è la prima diciamo, variabile che ho considerato. La seconda variabile, molto importante, sono le criptovalute. Ovviamente, ragazzi, ora io, ok, per esempio mi ricordo questo qua, Pino, che è italiano, Alberto Poli, che lo volevo copiare, l'ho visto giusto stamattina, e ho visto che c'erano queste candele, ok? Ovviamente, ragazzi, dovete anche andare a vedere i profitti, il portafoglio, cliccandoci dovete vedere il portafoglio, quindi andate a vedere in cosa investe. Ora arriviamo esattamente in quello che sto cercando di dirvi. Ho visto da novembre, ha fatto 18%, 8%, buoni numeri, però non ci sono, come vedete c'è solo il 2020 come anno. Io preferisco prendere investitori che hanno almeno 2-3 anni di storico su eToro, in modo che posso vedere, perché ovviamente, ragazzi, può essere anche fortuna, un anno fai il 40%, ma poi hai perso 4 anni prima, per me è stata fortuna. Se invece in 2-3-4 anni di storico hai sempre profitto, porti sempre le stesse cifre, è ovvio che hai più credibilità ai miei occhi. Ora, in questo caso, questa persona che ha fatto comunque il 61% quest'anno, come vedete qua, c'è una cosa che vi voglio fare notare. Andando nel suo portafoglio, vediamo che investe in criptomonete, tipo Ethereum. Ora, ragazzi, Ethereum ha fatto il 74%. È ovvio che ha un portafoglio, ovviamente ha fatto anche altri numeri, che okay? Ci sono altre aziende in cui ha fatto buoni numeri, però quando
investo nelle criptomonete, io li evito per due motivi. Uno, se voglio investire in criptomonete, me le compro e me le tengo nel mio portafoglio personale, non su una piattaforma, come già faccio tra l'altro. Secondo, ragazzi, quando andiamo a vedere Bitcoin nel grafico, guardate che è successo. È ovvio che se io investo su social trading, ho una posizione aperta su Bitcoin e ho questa candela pazzesca, okay, che me lo fa quasi triplicare, perché ha fatto quasi il 300%, è ovvio che avrò un'ottima statistica. Poi magari sto investendo in altre 10 aziende e me ne sono andate male perché ho fatto pessime scelte, però il toro mi dà una statistica buona. Perché? Perché c'è Bitcoin e mi ha fatto il 300%. Quindi non vi focalizzate sulle persone che hanno le criptomonete, perché i loro dati possono essere falsati dalle salite pazzesche dei Bitcoin e delle cripto in generale. Io preferisco avere posizioni su persone che non trattano cripto. Questa era la seconda considerazione, e come terza considerazione, come vi ho accennato, andate a vedere gli anni di operatività. Detto questo, non perdiamo più tempo, andiamo ad aprire le altre posizioni. È esattamente oggi, 29 dicembre 2020, andiamo a iniziare questa rubrica 2021, obiettivo investimento. Vedremo di mese in mese come stanno andando i miei investimenti sul social trading, e ve li mostrerò così chiaramente, come vedete, senza censure, esattamente i profitti o le perdite. E andremo ad aggiungere 100 o 150 dollari al mese in base all'andamento. Allora, avevo fatto io una lista preferiti da copiare, eccola qui, e queste sono le persone che ho scelto. Queste persone scelte sono scelte in base sia al loro livello di rischio, sia, come vedete, diversificato, cioè 5, 5, 4, 3, 1, in modo da bilanciare il rischio, e sia sulle loro statistiche, sui loro risultati, ma anche sui loro portafogli, sul tipo di azioni, il tipo di storico che hanno. Allora, andrò ad aprire 200 dollari ogni persona di questa. È facile, se volete iniziare, oltre a depositare, vi consiglio di depositare in dollari direttamente utilizzando TransferWise, che uno di voi mi ha consigliato su un commento del mio vecchio video di oro, perché su TransferWise potete convertire euro in dollari e potrete depositare direttamente in dollari su Etoro, risparmiando sulla valuta di conversione, perché Etoro funziona in dollari. Quindi ovviamente questo è un investimento a lungo termine, anche perché i dollari, la fluttuazione può perdere, non vi dico di investire per un mese per ritirare, perché andrete comunque sicuramente in perdita, a meno che di rendimenti pazzeschi. Dopo che depositate e trovate la persona da copiare, il meccanismo è semplice. È cliccare copia, inserire la quantità che volete copiare, in questo caso entro un metro di 200 dollari ogni persona, e andate a scegliere lo stop loss che si dovrebbe togliere, in realtà lo metto a 70, anche se l'ideale sarebbe toglierlo, ma non si può togliere su Etoro, perché ovviamente possono essere cattivi momenti, cattivi mesi, come per esempio marzo 2020, in cui è inutile fare più delle posizioni, ma si tengono aperti. Copierò i trade aperti e cliccherò copia. In questo modo ho iniziato a copiarlo. Come vedete, il mio capitale disponibile è scomparso, è passato a capitale investito. Vado a fare la stessa operazione con tutti. Lui è bravo, già lo conosco, lo stavo copiando sull'altro mio profilo Etoro e lo conosco, quindi andrò a mettere 300 su lui, ce li diamo 2, 4, 6, 8, 1000, 1300, ci arrivo perfettamente, quindi andrò a mettere 300 su lui, stop loss, mettiamolo sempre a 70, e proprio i trade aperti. Ok, lui andiamo a mettere 200, come vedete molti hanno diversi copiatori, chi 8.000, chi 10.000, chi un po' meno, tipo 150. Ok. Questa è la cosa bella di Etoro, perché comunque ha, diciamo, la funzione social network, quindi potete parlare direttamente con loro, potete vedere cosa scrivono le altre persone che li copiano, i commenti, le opinioni.
andiamo. Oh, a lui non lo posso copiare, che ha raggiunto il massimo, ma consentire pure in questo senso. Ok, sono cose di Tor, quando vai non ha più i requisiti per essere copiato al momento, quindi lo salto, lo lascio sui preferiti per il prossimo mese, più in futuro, vediamo se si può copiare. Copiamo il trade aperto, no, devo modificare questo, copia, andiamo a copiare anche lui. Ok, ho copiato tutti quelli che erano in listino. Quanti ne ho? Quindi ho 13, ho, così ho ragazzi perfettamente 10 persone copiate, che è quello che volevo raggiungere il progetto prima. Mi sono rimasti 261, quello che voglio fare è rafforzare la posizione sua, però poi non posso più aprire altre posizioni con un'altra persona. Perché il minimo è 200, quindi vediamo se posso mettere solo i 61 che mi sono rimasti. No, l'importo minimo è 100. Allora, quello che andiamo a fare, ragazzi, è cercare un'altra persona da copiare con un livello di rischio basso per diversificare. Che lui, per esempio, Regno Unito, andiamo a vedere le sue stats, che a marzo ci sta. Ok, come vedete, lui ha già storico nel 2018, 2019 e 2020, ed è andato più o meno, no, più o meno, è andato sempre in buon profitto, 26, 41 e 11 quest'anno. Molto strano che quest'anno ha fatto così poco rispetto agli anni precedenti. E ha avuto molti copiatori. Ok, andiamo a vedere. Ovviamente il livello di rischio, ragazzi, può cambiare nel tempo, quindi andate sempre a dare un'occhiata. Anche lui fa Forex, non solo. Ok, andiamo a vedere la sua. Anche altri stop sono contenuti quasi per non fare mai più. Ok, va bene ragazzi, andiamo verso l'emissione del mouse. Ok, copiamo lui. Sembra un contenimento di rischio molto, molto contenuto, un rischio molto contenuto. Andiamo a mettere 200 dollari. Così lascerò 60 dollari circa in liquidità per il mese prossimo, così che andiamo a inserire 150 dollari e potremo copiare un'altra persona, potremmo aggiungere un'altra persona. Perché ovviamente il minimo per copiare una nuova persona è 200. Quindi ragazzi, così ci siamo arrivati. Abbiamo, ovviamente si aprono, c'è lo spread quindi si aprono in perdita, non vi preoccupate, ovviamente a lungo termine. Bene ragazzi, questo è il mio investimento su social trading, farò altri video nei prossimi mesi, nel prossimo mese con la rubrica degli investimenti 2021 obiettivi, farò video a cadenza mensile, sempre a fine mese, oggi è il 29 dicembre, quindi probabilmente se ne parlerà il 29 gennaio per vedere i progressi di questi investimenti. Ovviamente potete vedere voi in qualsiasi momento andando nel mio profilo e trovo pubblico il bilancio di investizione, potete seguirlo, copiarmi. E vedere un po' l'andamento. Giorno 29 gennaio andremo a vedere come sta andando. In questo momento ho 247 dollari di profitto, 2694 dollari di capitale investito totalmente in social trading, quindi copiando altre persone. Andremo a vedere come sta andando, se mi porta profitto, se è un investimento che può fare profitto. Che può fare profitto a lungo termine? Io credo di sì, ovviamente con la giusta percentuale e il giusto livello di rischio. Ricordatevi di iscrivervi al canale, di mettere like, presto usciranno nuove rubriche sugli obiettivi 2021, anche su altre sfere della vita personale.
Ovviamente parleremo sempre di dropshipping su eBay, dropshipping su Amazon, tutti gli argomenti correlati al canale. Grazie per avermi seguito, ci vediamo al prossimo video, ciao!